Buonasera a tutti amici Millennium Discovery, benvenuti in questo nuovo video. Uno dei componenti più importanti e anche esteticamente più d'impatto che troviamo sotto la nostra vettura, sotto il nostro fuoristrada, è di certo il cerchione. Oggi quindi parleremo delle misure dei cerchi e soprattutto ci concentreremo sull'importanza che hanno queste per noi fuoristradisti. Perché è importante conoscere le misure dei nostri cerchi? Beh, banalmente, senza questa misura, senza questo dato, non potremmo acquistare degli pneumatici. Inoltre, conoscere le varie misure del cerchio e quindi il loro significato ci può aiutare sia a capire cosa abbiamo attualmente sotto la nostra vettura, sia eventualmente ci può guidare nella scelta del nostro nuovo set di cerchi. Per farmi comprendere al meglio, oggi ho portato due cose. Un metro, ovviamente, e un altro piccolo accessorio. Un cerchio Land Rover. Partiamo quindi dal diametro del cerchio. Il diametro è una delle misure più conosciute, questo perché le ritroviamo stampata sulla spalla del nostro pneumatico. E sono le ultime due cifre della misura, espresse in pollici. Deve essere identico tra ruote e pneumatici. Non possiamo ovviamente montare sul nostro cerchione degli pneumatici che siano più larghi internamente o più stretti rispetto alla misura del cerchione stesso. Erroneamente si pensa che le ultime due cifre della misura del nostro pneumatico siano il raggio del cerchio. In realtà questo è dovuto al fatto che viene preceduto solitamente da una R. Quindi ad esempio troveremo una misura R16. Basterebbe infatti convertire i pollici in centimetri per renderci conto che la misura rappresenta il diametro e non il raggio. Infatti un cerchio R16 come quello che vedete qui ha un diametro di una quarantina, 43 centimetri circa, come possiamo vedere adesso. Un cerchio che invece ha un raggio 16 significa che di diametro è di 32 pollici, quindi all'incirca 85-87 cm di raggio. Onestamente una Renault Clio appena uscita dal concessionario mi sembra un po' eccessiva con questi cerchioni. Parliamo adesso del canale. Il canale è la larghezza nella quale noi andremo a montare il nostro pneumatico, quindi per l'appunto la larghezza del cerchione. Anche questa è espressa in pollici, in questo caso abbiamo un cerchio con canale 7 pollici. La larghezza del canale è direttamente influenzata dal tipo di pneumatico che ci dobbiamo montare. Infatti, dato che anche lo pneumatico ha una sua larghezza, ovvero la larghezza del battistrada, noi non potremmo montare dei cerchioni con un canale troppo largo rispetto alla larghezza del battistrada o troppo stretto rispetto a questa misura. Soprattutto se parliamo di ruote da automobili che quindi hanno una spalla molto bassa, quindi hanno una bassa capacità di adattarsi al cerchio. Su internet troviamo diverse tabelle che ci permettono di capire la corrispondenza tra larghezza del cerchio, quindi tra canale del cerchio, e larghezza degli pneumatici. Per noi fuoristradisti in realtà il discorso cambia un po'. Questo perché normalmente noi sotto i nostri fuoristrada abbiamo delle ruote con una spalla molto alta. Questo significa che lo pneumatico ha una capacità maggiore di adattarsi al canale del nostro cerchio. Quindi abbiamo, diciamo, una maggiore discrezionalità nella scelta dei cerchioni rispetto ai nostri pneumatici. Però noi fuoristradisti dobbiamo anche fare i conti con le pressioni basse. Infatti, guidando in fuoristrada, specialmente su terreni morbidi come sabbia e fango, ci conviene sgonfiare preventivamente le ruote per avere una maggiore aderenza e una maggiore impronta a terra dello pneumatico. Questo però ci espone al rischio di stallonamento, ovvero al rischio che lo pneumatico possa dividersi dal cerchio, possa, diciamo, smontarsi mentre noi siamo in moto. In queste condizioni, quindi, ricordatevi, un cerchio con un canale più stretto ci permette di prevenire lo stallonamento, proprio perché la ruota rimane più incastrata all'interno delle spallette del cerchione. In questo modo noi potremmo viaggiare con maggiore sicurezza anche a pressioni inferiori. Parliamo adesso dell'offset, anche detto ET. L'offset, espresso in millimetri, ci permette di misurare e quindi anche di capire quanto il nostro cerchione ci permetterà di allargare o di restringere la nostra carreggiata. Un offset uguale a zero significa che il punto di appoggio del cerchione con il mozzo della nostra vettura è perfettamente al centro rispetto alla larghezza, rispetto al canale del cerchio.
Un offset quindi può essere positivo nel caso in cui questo appoggio si sposti verso l'esterno del cerchio, o negativo nel caso in cui questo appoggio si sposti verso l'interno del nostro cerchione. Avremo quindi un cerchio più sporgente, una carreggiata più larga, utilizzando un cerchione con un ET negativo. Avremo invece un cerchione meno sporgente, una carreggiata più stretta, con un ET positivo. I cerchi originali delle nostre vetture normalmente non hanno un ET uguale a 0. Infatti di solito si preferisce avere un ET positivo, quindi avere, come vi spiegavo prima, l'appoggio del cerchione spostato verso l'esterno e quindi una carreggiata più stretta. Volendo allargare la carreggiata, quindi noi potremmo volerci rivolgere a dei cerchioni con un ET minore rispetto a quello originale. Se ad esempio mettiamo il caso questo cerchione ha un ET di 25, quindi di 25 mm spostato verso l'esterno, montando un cerchione con invece T uguale a 0, noi avremo una sporgenza maggiore del cerchio di 25 mm, 2 cm e mezzo, quindi un allargamento totale della carreggiata di ben 5 cm. In gergo, dei cerchi con ET minore rispetto a quello originale vengono chiamati scampanati. Non sono assolutamente però da confondere coi cerchi rovesciati, che invece sono i cerchi originali della vettura montati semplicemente al contrario rispetto al normale, quindi montati con la parte più sporgente verso l'esterno. Abbiamo infine il PDC, ovvero l'attacco del nostro cerchione sul mozzo. Questo quindi ci permette di capire se un cerchio è compatibile o meno con la nostra vettura. In particolare il PDC è rappresentato da due numeri. Il primo numero, solitamente una sola cifra, è il numero di fori che ha il nostro cerchio, in questo caso 5. Il secondo numero invece è il diametro del cerchio che attraversa questi fori. In questo caso abbiamo un 165,1. Quindi questo cerchione ha un PDC 5x165,1. Un normalissimo cerchione da Range Rover Classic. L'ultima indicazione che troviamo sul nostro cerchione è una lettera. Questa lettera ci indica il profilo del canale. Il profilo più diffuso, anche quello di questo cerchione, è il profilo J. Possiamo però avere anche altri profili, ad esempio il profilo B, che è molto simile al J ma è meno marcato. I cerchioni delle moto invece hanno un profilo di tipo U, mentre i cerchi delle auto d'epoca hanno un profilo di tipo H. Sul fronte di questo cerchio troviamo alcune delle misure delle quali abbiamo appena parlato. In questo caso ad esempio abbiamo un 7J, quindi canale 7 profilo J, per 16, ovvero 16 pollici, che è il diametro del nostro cerchione. In questo particolare cerchio non ho trovato indicazione né di offset né di PDC. Solitamente queste indicazioni le trovate più facilmente sui cerchioni aftermarket, quindi quelli che andate ad acquistare dal mercato parallelo. Bene ragazzi, io spero anche con questo video di esservi stato d'aiuto e di avervi fatto capire al meglio quali sono le misure dei nostri cerchi. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo con i vostri amici se pensate che gli possa interessare e iscrivetevi al canale YouTube se ancora non lo avete fatto. Da Millennium Discovery anche per questa sera è tutto, a presto!